cui ci troviamo di fronte a un caso particolare dove sono state associate strade diverse da percorsi diversi di GPS, ma poi queste strade sono rimaste indipendenti e non sono state collegate tra loro. A questo punto, per poter fare questa operazione, è possibile o decidere di tener buona una delle due strade e tagliare la strada che si ritiene non corretta per intervenire su queste strade, che si vede anche bene non essere taggate, quindi è verde, quindi non è taggata, mentre la blu è taggata. Questo vuol dire che se io clicco qua sulla blu residenziale via Umberto I, mentre se clicco sulla verde non c'è nessun tipo di tag. Che cosa si può fare? Possiamo vedere effettivamente questa strada fin dove porta, ok, e fin dove c'è sovrapposizione. Quindi diciamo che questa strada fino a questo punto è sovrapposta. Quindi per fare in modo di tagliare e togliere il vettore che si ritiene inutile, è possibile selezionare questo vettore, tagliarlo con il tasto P, o con il menu Splitway. Una volta tagliato, ci sarà la possibilità di selezionare. No, abbiamo tagliato quello sbagliato. Quindi adesso facciamo un undo e riproviamo. Questa volta definisco anche qual è il vettore che voglio tagliare cliccando sul vettore prima di cliccare sul punto. Splitway. Quindi non sono contenuti. Teoricamente adesso lo sposto, infatti non è collegato. Allora, cosa si può fare? Si può momentaneamente collegare il tutto, come ad esempio in questo punto. Clicco qua. Se c'è qualcosa di selezionato non lascia cliccare, quindi a questo punto schiaccio Select e deseleziono tutto. Ok, clicco qui e creo un nuovo punto di interconnessione. A questo punto lo seleziono e lo cancello in modo tale che mi rimane un punto tracciato su questo vettore. E lo cancello. Per cancellarlo si usa questo Delete Node Always, questo pulsante. A questo punto io posso selezionare nuovamente questo punto, dirgli Splitway, e così posso cancellare tutta questa tratta che adesso è gialla. Ok? Tanto non mi serve, non ci sono delle strade particolari. Per cancellarla, semplicemente ciò che è selezionato, se schiaccio il tasto col bidoncino dell'immondizia e il segmento, mi viene cancellato. Perfetto. A questo punto, per unire correttamente questa strada a quei segmenti, devo essenzialmente venire qua, riposizionare questo, dire al sistema seleziono i due punti e faccio un merge. Merge node, ci sono anche questi nodi.
che sono staccati da questo punto. Quindi dovrò in qualche modo ricucirli. Deselezioniamo come al solito, colleghiamo. Ok, colleghiamo. Colleghiamo, perfetto. A questo punto ci ritroviamo con questa strada che è collegata correttamente. Questa è una rotonda e qui facciamo esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi selezioniamo il punto, qua ad esempio, facciamo uno split way. Selezioniamo questo tratto di strada che adesso è separato e lo buttiamo nel cestino. Dopodiché, selezionando questi due punti e attivando il merge con la M, ho la possibilità di tracciare questa rotonda. Anche qua si può fare la stessa cosa. Split way, seleziono, ok, posso fare il merge, posso fare un simplify way, vediamo se me lo semplifica, ok, perfetto. Adesso quello che rimarrebbe da fare è collegare a questa rotonda anche questo tratto di strada che passa in quell'altra direzione. Prima di fare altre cose, la cosa migliore da fare è un bel salvataggio. Java è sempre piuttosto lento nelle operazioni di salvataggio, di apertura di file. Non ho ben capito il motivo, ma questo è. Mappe prodotte, chiamo calcio, update e magari ci metto la data di oggi, 13.09.08. Ok, a questo punto, una volta effettuate le diverse lavorazioni sulla mappa, io posso fare un upload verso il server. Queste sono tutte le modifiche che verranno committate al server, dove abbiamo gli oggetti aggiunti, gli oggetti modificati e gli oggetti cancellati. Ci sono molti oggetti cancellati e modificati perché abbiamo cancellato alcune tracce doppie. Do ok. E a questo punto effettuo l'upload sul server. Una delle grandi potenzialità di JOSM è proprio questa capacità di lavorare su delle piccole porzioni di territorio e poi fare un upload dei dati verso il server principale in modo tale da conservarne le modifiche in modo corretto. Grazie per l'attenzione. Alla prossima sessione di tutorial. Vi saluto, Roberto Navoni, utente OSM. Molto contento e felice di partecipare a questo progetto open source. Grazie.